Siamo con Andrea Vajarelli, trequartista giallorosso, 2-1 oggi qua ad Asti, che significa il passaggio del turno in Coppa Italia. C'è anche la tua firma, da dove vuoi partire? No, sicuramente sono contento di aver fatto questo primo gol, anche in Coppa. E volevo ringraziare i compagni che mi sono stati più vicini, i ragazzi più anziani che mi hanno sempre dato una mano anche quando le cose andavano un po' così. Sicuramente hai insomma trovato questo gol con questa serpentina che ha portato nuovamente in vantaggio il Bra. È stata una partita comunque combattuta, al di là del fatto che entrambi abbiano comunque deciso per il turnover, però è stata una partita combattuta. Sì, sì, è stata una partita combattuta, anche se noi il primo tempo ci siamo mangiati due gol, però poi il secondo tempo comunque è andato dalla nostra parte, quindi va bene così, siamo contenti di andare avanti. Senti, che significato ha questo gol, al di là che te lo metti nella casella, però insomma in questo momento specifico della stagione quanto pesa? No, è un gol importante anche per me, che mi sblocco finalmente e magari mi libera un po', e poi per la squadra ovviamente, che siamo andati avanti, quindi siamo tutti contenti. Senti, il Bra che raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia, eguaglia il risultato dell'anno scorso, quindi un altro step fondamentale. Sì, 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 sì. Adesso ovviamente vogliamo andare avanti, come vogliamo fare bene noi in tutte le partite, e quindi adesso continueremo così. Senti, ma dal di dentro vedi che questo Bra effettivamente si è ripreso, ha voltato pagina, come ci ha detto anche il mister, da Tortone in poi. È un Bra che ha preso consapevolezza dei propri mezzi e ha svoltato. Sì. Le prestazioni ci sono sempre state, adesso iniziano ad esserci anche risultati, abbiamo seminato bene, adesso li raccogliamo. Senti, ti chiedo una parola, anche perché domenica si ritorna in campo, avrete la trasferta con la Lavagnese, cosa ti aspetti? È una trasferta difficile, come tutte le partite, e noi punteremo a dare il massimo, come abbiamo sempre fatto.